Salve a tutti cari ragazzi e cari amici followers, sono il vostro amico Gabri Costa. Volevo dirvi una cosetta, in questo videogioco Tartarughe Ninja The Kawabunga Collection è arrivata una novità per voi. Sono arrivati nuovi potenziamenti e io ve li farò vedere subito. Immediatamente, guardate tutti insieme. In questa versione Arcade Teenage Mutant Ninja Turtles mi sono arrivati questi nuovi potenziamenti, le vite iniziali e la difficoltà di gioco. Ve lo spiego. Voi dovete modificare il numero di vite a disposizione all'inizio del gioco. Decidete voi. E poi c'è la difficoltà di gioco, la dovete modificare. Modificate la difficoltà del gioco. Ma non è finita qui, ragazzi. La stessa cosa c'è anche in Turtles in Time, versione arcade. C'è vite iniziali. Difficoltà di gioco e poi c'è questa ripetizione di gioco. Dovete attivare e disattivare la ripetizione del gioco dopo il livello finale. Bene, non c'è altro da dire in questo video. E questo è tutto. Era un breve video per voi. Almeno volevo farvi vedere qualcosa di nuovo, volevo farvi vedere qualche novità che non avete mai visto a Tartarughe Ninja The Kawabunga Collection. Fidatevi di Gabri Hosta. Ricordatevi che io ho sempre detto la verità e ho sempre detto le cose intelligenti. Bene, e ora un saluto, un bacione, un ciao, arrivederci. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video.